Cassandra è stata una produzione che si è impossessata lentamente di noi. Marco Podda ha scritto molta musica per il teatro di parola e il regista è un regista di prosa. Quindi ho detto, sono le due persone giuste, mettiamo insieme questi due mondi. Però facciamolo in maniera semplice. Facciamo un'opera che possa essere, tra virgolette, performata, eseguita e quindi cantata nel foyer del teatro. E poi cerchiamo soprattutto di inserire nella partitura una regia olfattiva, perché era nella mia idea che in un ambiente come quello potevo sperimentare quella che poteva essere una emozione a tutto tondo. Sono Ares massacratore, dio del sangue, assalitore di mura. La storia cresceva, le idee sempre più ricche, abbiamo sentito l'esigenza di ampliare l'organico, diventava sempre più grande, per cui non ci bastava più il foyer. Abbiamo invaso tutta la platea, abbiamo detto va bene, il pubblico rimarrà solamente nei palchi. È arrivato questo lockdown e quindi va bene, niente pubblico. Va bene, allora andiamo in streaming, andiamo avanti. Poi ci siamo resi conto, mi sono resa conto che aveva tutte le caratteristiche per la bellezza, per la tipologia, per gli interpreti, per diventare un film. Quindi ecco che abbiamo dovuto cambiare in corso d'opera i costumi, il dettaglio soprattutto, perché quando vai a fare una ripresa cinematografica le esigenze sono diverse. Abbiamo dovuto cambiare la tipologia di trucco, non più un trucco teatrale ma un trucco cinematografico, e abbiamo dovuto massacrare gli interpreti perché lavoravano dalle 9 della mattina fino all'una di notte. Tre protagoniste principali che sono tre donne di fortissima personalità. Una è Melania Giglio, Thanatos, la morte, che praticamente è in scena sempre con una forza espressiva diciamo, impressionante. Giulia Diomede, che interpreta Ecuba, la madre di Cassandra, e poi Lydia Friedman, che invece è Cassandra. Tre tipologie diverse ed erano le esigenze per fare un prodotto di questo tipo, che vede quindi recitazione e canto convivere e non solo convivere, ma fondersi.